dentro, anzi Ebra ha cercato Sturaro, dentro per Vidal, si inserisce Lichtsteiner, poi Seppe, ancora una volta protagonista, il portiere dell'Empoli. O il sinistro di Berardi, batte Berardi a cercare Missiroli, deviazione verso la porta e Seppe è un gatto e la manda in calcio d'angolo. Una gran parata perché sembrava in ritardo. Missiroli va da Berardi, la palla passa per Zaza, in area di rigore, Zaza si allarga sul destro, Zaza! Seppe la tiene. Dentro di un poco, è coperto, insiste Sau, riesce a mantenere il possesso del pallone. Crisetic libera il sinistro, c'è la deviazione! Ci arriva miracolosamente Seppe con un grande riflesso. 5 uomini in maglia bianca in area di rigore. Palla buona per Peluso, vogliono un fallo di mano dopo la girata agli Acerbi. Non è d'accordo Tommasi. Prova lui a sbarigliare le carte, Dybala arriva da Rigoni, Rigoni ancora il tempo, Dybala, la parata di Seppe, grande azione Palermo, la parata di Palermo, un cross raso terra, il lancio è per Dybala, tutto solo, Dybala non passa. Ghent, con cui l'anno scorso ha giocato molto bene, segnando anche 2 gol, saltando però tutta la prima parte della stagione per un problema. Anche se, ricordiamo, ha avuto delle difficoltà nel primo tempo, gliele aveva messe sia per disposizione. Ok, intanto Paloschi, l'uscita di Seppe. Dicevo, ha avuto delle difficoltà. Zukanovic, altro pallone avanti per Paloschi, che è partito con i tempi giusti questa volta. Seppe in uscita, un po' alla Neuer, sfortunato nel rimpallo Paloschi. Sì, diciamo che è stato fortunato nel riporto. C'è anche Menes. Lo scambio non c'è perché la palla va fuori da Bonaventura. Controllo il cross che arriva con deviazione. Seppe esce con i pugni e allontana la minaccia, almeno per il momento, perché c'è Poli che gli dà un'altra chance al Milan. Altro cross di Alfred Zantoni. La palla passa sulla sbavatura di Tonelli. Grande occasione, la prima della partita per Luca Toni. Cagliecon prova a liberarsi. Insiste Cagliecon, lo spiovente alto per tutti. Arriva di nuovo Gulam. Calcio d'angolo e palla gol per il Napoli. Bravissimo Seppe a coprire il suo palo, il primo palo in Serie A di Simone Verdi. Sta attaccando ancora il Napoli. Hamsik all'indietro. Mertens, la parata di Seppe. Buono questo tiro di Mertens, è girato su se stesso, forse nel girarsi perde la percezione della porta. Mazzotta cerca Bernardeschi che si è accentrato, pallone di ritorno per Mazzotta, l'uscita di Seppe, ottimo intervento in uscita del portiere del Lanciano. Riparte la formazione di porca il pallone Mammarella, togliendolo dalla disponibilità di Pittinari. Disimpegno di Aquilanti su Seppe. Si sa proprio fare con i piedi Seppe. Paghera va profondo, chiude Del Prete. Pezzato a metà Lanciano, prova a approfittarne Moretti. Melchiorri in verticale per Improta. Seppe lo ferma e poi recupera la palla prima dell'arrivo di Rocchi. Intanto pareggio della Regina Pescara. Immediato. Melchiorri. Stop di Melchiorri che passa, buona giocata ancora in area, Melchiorri, Seppe in calcio d'angolo, continua lo sforzo del Padova, che dimostra di apprezzare il pubblico del Luganeo, sentirete in sottofondo gli applausi su punizione contro la Juve Stabia. Fischia Ciampi, va Pasquato con il destro, una gran parata di Seppe che mette in calcio d'angolo, primo brivido per la porta del Lanciano, arriva dopo 20 minuti, dimostra di essere molto pericoloso. Avanza Rosina, è 3 contro 4, si butta dentro Rossetti, Rosina allora allarga a destra per Angelo, la conclusione di Angelo e la traversa che nega il raddoppio al Siena, che bordata del capitano! Spinazzola, è un buon momento. Punte in questo secondo tempo nel tentativo di pareggiare, attenzione a Di Roberto che se ne va, Pavoletti con i pugni Seppe, salva tutto e poi allontana in scivolata Aquilanti. Grande parata ancora di Feola. Pizzato, la palla profonda per lo scatto di Mancosu, ancora Mancosu, sinistro di Mancosu, poi Gambino che la tocca indietro, Basso! 2-0 Trapani, ha raddoppiato Basso. Responsabili di vedere tutto e consegnare questo pallone in maniera giusta. Se ne va Ciaramitaro da solo, quasi al limite dell'area, Ciaramitaro prova l'ultimo tocco, Mancosu, Gambino! Che occasione per il 2-0 e calcio d'angolo per il Trapani che ha sfiorato ancora Ciaramitaro nella zona di Priola. Lancio di Priola, l'aggancio di Gambino, ancora Gambino prova a passare, lo chiude Aquilanti, poi Feola,
In area c'è Gambino e c'è Mancosu. Prova basso a mettere il pallone dentro. Mancosu di testa sul primo palo. La parata di Sepe. Si è fatto vedere basso da quell'ultimo fine settimana. È andato a bersaglio contemporaneamente con i suoi fratelli. Qui osserviamo intanto Gambino. Palla buona, si libera Mancosu. Basso! Salvataggio con il piede da parte di Sepe. Poi prolunga De Colo in fallo laterale. A un passo dal raddoppio il Trapani. E qui di prima sul movimento di Hernandez. La parata la traversa, pallone ancora vivo. Si salva il Ciano. Il miracolo. Prima di Sepe, poi di Ferrario. Palermo ad un passo dal vantaggio. Hernandez. Mammarella ha capito però le sue intenzioni di Palzano. Che poi scaramente il pallone in avanti. Cercando di servire Sforzini, poi l'indecisione di Mammarella che poi scivola. Sforzini, il miracolo di Sepe al 42esimo minuto. Grandissima occasione per il Pescara. Covid Pescara della parte opposta, si accende il match in questo frangente. Ragusa prova a servire Rossi sulla sinistra, il cross di Rossi arretrato per Sforzini. Si coordina di testa, riesce a e saluto anche Appert. Prova Bellomo! Calcio d'angolo, ha accompagnato Sepe sulla traversa, questo pallone velenoso di Bellomo. E ancora una volta lo attaccato da Arrigoni, invece Di Cecco fermato, Colì allontana, volevano il fallo, attenzione, invece il pallone sbuca per Perez e ha fatto bene Sepe, prendesse il rischio a uscire per allontanare in laterale. Sepe con Gargano che controlla, poi la mette dentro Gargano, è partito De Guzman, Sepe! E non è neanche calcio d'angolo perché c'è stato il rinvio da parte. Alvaro Gonzalez fino in fondo, una finta, rientra, prepara l'assist, stop di petto, il Kadouri si allunga, Sepe che libera vicino al gol del pari, il Torino con Omar El Kadouri, grande parata di Sepe, poi fallo laterale, bordo campo, Pau via liscia senza munizioni, Quagliarella lungo da Martinez, limite dell'area, arriva Sepe però, con grande freddezza, stop e rilancio. Proprio da Quagliarella a battere, fischia l'arbitro, parte Quagliarella. Quagliarella con i pugni, Sepe a destra è libero Darmian, c'è anche Maximovic in area di rigore da Quagliarella, prova a girarsi, Quagliarella col sinistro, Sepe in calcio d'angolo dentro esorente, c'è Tevez fuori, zona tiro, limite, fa Tevez, la finta straordinaria, Tevez, Sepe, salva il risultato. Jorginho prova ad alzare il pallone, allontana Tonelli, Hamsik, la parata di Sepe.